E come promesso siamo di nuovo tornati in diretta per commentare e verificare questi risultati delle elezioni regionali che hanno visto la vittoria della coalizione di centrodestra di Giovanni Toti come presidente, nuovo presidente della Liguria, e poi andremo anche a scoprire, stiamo aspettando da un momento all'altro i primi dati relativi ai comuni che erano al voto, sono comuni minori ma comunque pur sempre importanti e da ricordare, meritano anche loro la giusta attenzione. Lo spoglio in questo caso è iniziato alle 14, quindi pochi minuti fa, 38 minuti fa per la precisione, e quindi penso che entro breve cominceremo a avere i primi dati, perché in alcuni casi si tratta di comuni che hanno una sola sezione di voto. Intanto salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi Gabriele Cascino, assessore uscente della Giunta Burlando. Buonasera, benvenuto Cascino. Era in gara anche Cascino, naturalmente, per queste elezioni. Eravate in questa lista civica Liguri con Paita presidente. E poi un saluto, un grazie per essere con noi, Alessandro Casano, esponente invece di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che ha riportato il 3,06 a livello regionale, ha conquistato anche un seggio nella regione. Grazie per essere con noi, Casano. Allora, Cascino, partiamo un attimino da lei con questo risultato di questa civica, che si è fermata al 3,16, non ha conquistato seggi in consiglio regionale, complice ovviamente anche la sconfitta, o meglio, un seggio l'avreste preso, perché per essere precisi il vostro seggio è andato a Raffaella Paita, giusto? Preciso, sì, infatti in teoria la lista civica il seggio l'ha ottenuto. E tra l'altro lei ha citato 3,16 che è la media regionale, mentre nella provincia di Imperia questa lista ha fatto il 5,40, quindi tenendo molto alta voglio dire, la media regionale. Sì, il meccanismo di elezione è molto particolare, dato che il candidato presidente, il perdente, che non si candida, voglio dire, che non viene eletto, però la legge impone che entri in consiglio giustamente come leader dell'opposizione, e quindi va a penalizzare poi la lista o l'ultimo degli eletti, in questo caso del PD, e gioca poi sui resti. E in questo caso l'ultimo resto del PD è leggermente più alto della media di questa lista civica, e quindi ahimè abbiamo perso il seggio che avremmo conquistato sul campo. Meccanismo tecnico, ma funziona Certo, così. il suo risultato, come quello anche di altri esponenti della sua lista civica, è comunque abbastanza buono, nel senso, se consideriamo il fatto di lista civica, il fatto di conquistarsi i voti senza il partito alle spalle e raffrontando la percentuale complessiva ottenuta con i voti riportati, insomma, per vedere perlomeno il bicchiere mezzo pieno, no, Cascino? No, ma io infatti dal punto di vista personale, credo anche dal punto di vista di questa lista nella provincia di Imperia, c'è da essere insomma soddisfatti, perché insomma 5,40, ripeto, in questa provincia, di questa lista che è sconosciuta, quindi vive solo dell'apporto personale dei singoli candidati, credo che sia un dato strepitoso, insomma, abbiamo sfiorato il 6%, quindi una lista inesistente, si può dire, nel senso che viene solo usata per le elezioni. Dopodiché, insomma, sia io che Pino Argirò, ma anche l'Avenio, abbiamo avuto un buon risultato personale. Lui ha superato i 1.000, io sono arrivato lì vicinissimo a 1.000, mi mancano 8 preferenze. Lo stesso la Marina Avenio, oltre i 600, credo che abbiamo dato un buon contributo personale. Ovviamente noi non abbiamo il traino del partito, no? E questo fa tanto, perché insomma, basta vedere le altre liste che hanno un partito nazionale, tipo la Lega Nord, voglio dire, che ha avuto un grandissimo risultato. Ovviamente quando la lista ti prende il 20% è di tutta evidenza che ha un effetto trascinamento anche sui candidati. Quindi voglio dire, come dice lei, il bicchiere in questa provincia, in questa lista è mezzo pieno, sono soddisfatto. Ahimè, il dato regionale è stato molto deludente. Ecco, Casano, invece c'è un risultato, questo di Fratelli d'Italia, 3,06 a livello regionale con un seggio conquistato. Questo dato come lo commenta? Il seggio conquistato è un seggio relativo a un posto nel listino, che comunque è ampiamente giustificato dal risultato ottenuto dal partito.
Su Imperia abbiamo, dove il partito, sottolineo, non era presente precedentemente, quindi un partito tutto da strutturare sul territorio e insomma, dove c'è ancora molto lavoro da fare, abbiamo raddoppiato i voti rispetto alla precedente tornata elettorale, quindi è comunque un risultato che consideriamo positivo, un partito che è in crescita e ovviamente deve ancora lavorare sul territorio per radicarsi di più. Ecco, ecco, lei si era candidato, anche non conosco adesso il risultato personale, sicuramente avrà avuto modo di analizzarlo, di capire, anche come esponente d'opposizione, voglio dire, in consiglio comunale, quindi persona già con una carica di evidenza, com'è andata? Ma dunque, le mie preferenze hanno sfiorato le 400, sono preferenze per lo più prese nel territorio di Imperia, del Dianese, direi prevalentemente. Secondo me si poteva fare di più, ripeto, perché abbiamo lavorato anche in modo tardivo sul territorio, con poche risorse, con campagna elettorale veramente low cost. Vale il discorso che ha fatto prima Cascino, ma vale anche nel senso opposto, nel senso che io avevo con la mia lista civica preso 1500 voti e il fatto invece di avere un partito alle spalle che in qualche maniera colloca una persona in un determinato ambito ideale, eccetera, può in qualche maniera spostare il consenso, ecco, in qualche modo. Quindi sono tutte valutazioni che vanno fatte. A mio parere, diciamo, le indicazioni che ci danno le preferenze, l'espressione delle preferenze in questa competizione elettorale, ha dimostrato che sono state premiate quasi sempre le situazioni già consolidate dal punto di vista politico, cioè o consiglieri uscenti, o assessori uscenti, o persone che comunque hanno un background politico ampiamente consolidato, quindi in qualche maniera è stato penalizzato un po' di più l'ingresso di persone nuove, in un certo senso. Quindi c'è questo meccanismo, lo trovo piuttosto evidente io. Ecco. Fratelli d'Italia è andato più forte in provincia di Imperia che in Liguria, diciamo che in Liguria ha totalizzato il 3, invece nel Ponente Ligure il 4,5. Questo è frutto del lavoro svolto sul territorio, in particolare qui? Beh, qui noi qualcosa abbiamo su Imperia, abbiamo guadagnato sicuramente rispetto a prima. A Sanremo più o meno è stazionario il dato, e comunque in questa provincia, diciamo, l'elettorato è un elettorato tendenzialmente più di centrodestra, quindi è un dato che non sorprende più di tanto. A mio parere il nostro partito può crescere ancora, ha delle grosse potenzialità che vanno veicolate in maniera forse più efficace all'elettorato medio, che non è forse sufficientemente attento a cogliere determinati messaggi che vengono da un partito con una, forse l'unico con un leader donna particolarmente attivo, è molto preparata e certamente una persona con un'ampia popolarità che però non riesce a ottenere sul territorio un consenso elettorale che secondo me sarebbe meritevolmente, dovrebbe essere più alto. Ecco. È arrivata l'ufficializzazione dal Ministero degli Eletti, noi li abbiamo anticipati, ma adesso lo diciamo in maniera ufficiale: in provincia di Imperia abbiamo 5 consiglieri regionali, 3 eletti e 2 presenti nel listino, e sono in maggioranza Alessandro Piana della Lega Nord e Marco Scaiola di Forza Italia come eletti. In più nel listino c'erano appunto Gianni Berrino di Fratelli d'Italia e Sonia Viale della Lega Nord, e poi entra in consiglio come opposizione Giovanni Barbagallo del Partito Democratico. Abbiamo anche gli eletti della vicina Savona, che possiamo citare. Abbiamo Andrea Melis del Movimento 5 Stelle, che invece 5 Stelle da noi non è riuscito a fare eleggere i propri candidati, poi del Partito Democratico Luigi De Vincenzi, e abbiamo ancora, sempre per quel che riguarda la provincia di Savona, Francesco Bruzzone della Lega Nord e Angelo Vaccarezza di Forza Italia. Questi gli eletti della provincia di Savona. Vaccarezza tra l'altro ha fatto un grande risultato, 4.500 voti. Esatto, mentre non è andata bene per Marco Melgrati, che era un altro esponente di spicco di Forza Italia, consigliere regionale uscente, che ha sfiorato i 3.500, quindi un alto numero di preferenze, ma che non è stato sufficiente nel confronto con Vaccarezza. Ecco, adesso sia Cascino che Casano, volevo fare una riflessione relativa ai numeri, perché stavamo guardando, lo abbiamo riguardato più volte perché sembra quasi incredibile, ma
in pratica la nuova maggioranza, ma non sarebbe andata tanto diversamente se fosse stata di segno politico opposto, in consiglio regionale si reggerà su una persona. E qui si pongono delle domande, perché voglio dire, bisogna fare attenzione persino ai raffreddori, quelli veri e quelli politici, Cascino. Eh sì, ma è un tema che insomma era noto agli addetti ai lavori, ma anche insomma all'opinione pubblica. Nell'ultima legislatura c'era l'esigenza di cambiare la legge elettorale per dare al vincitore un premio di maggioranza, invece non si era raggiunto l'accordo politico, anche se insomma c'era quella famosa mattina che anche il relatore di maggioranza, in quel caso lì Luigi Morgillo, no, di Forza Italia, nominato relatore di maggioranza sulla modifica della legge elettorale, insomma quella mattina alla fine Forza Italia non votò la riforma ed è evidente che la legge è rimasta ferma insomma a come era disciplinata prima, e quindi è un sistema che c'era il pericolo che potesse eleggere un governatore senza maggioranza, ed è capitato il caso che ha eletto sì un governatore ma con un solo voto di maggioranza, e quindi credo che si aprirà un vero problema politico, perché insomma io sono stato 5 anni in consiglio regionale, benché fossi insomma assessore esterno, ho visto le difficoltà ed i numeri erano diversi, perché i consiglieri regionali erano 40, non 30 come adesso, e c'erano 10 voti di differenza tra maggioranza e opposizione, comunque la difficoltà in alcune sedute, in alcuni momenti, a tenere i numeri, il numero legale, e a far passare i provvedimenti. Veramente credo che sarà complicato per Giovanni Toti, governare 5 anni con un solo voto di maggioranza. Credo che forse in lui probabilmente farei una giunta tutta esterna per avere tutti i consiglieri, anche lui presente in aula, perché insomma credo che dovrà, ma mia personalissima opinione, ecco, magari rinunciare al ruolo di leader insomma di come nazionale, come consigliere politico di Forza Italia, insomma di Silvio Berlusconi, perché credo che anche il suo voto sarà necessario per far passare i provvedimenti, e mettendo tutti gli assessori esterni, perché sennò io ho fatto l'assessore e gli impegni sono complicati. Infatti l'assessore consigliere, anche votante, è sempre stato, voglio dire, un punto debole della precedente amministrazione. Considerate che c'erano 10 voti di vantaggio. Diventa dura però convincere il consigliere eletto a rinunciare al posto in consiglio per fare l'assessore. Ma infatti per questo parlavo io di quasi tutti assessori esterni. Ma anche non dare l'assessorato laddove magari ci sono stati risultati importanti anche no, lì. No, ma lo capisco, sarà semplice. Ma è un tema politico, condivido la sua valutazione. Io poi porto la mia esperienza di 5 anni in consiglio, e quando è un solo voto gli assessori devono essere lì, ma l'assessorato ti porta anche ad avere missioni a Roma, a Bruxelles, sul territorio, cose in commissione, voglio dire, Stato-Regioni giù a Roma, voglio dire, quindi non è semplicissimo, sarà un bel tema politico da vedere come si evolverà. Casano, lei cosa ne pensa di questa situazione? Ci sarà da preoccuparsi? Sì, si aprono degli scenari abbastanza incerti. C'è un dato di cui non abbiamo parlato prima, cioè il fortissimo astensionismo che ha caratterizzato queste elezioni. Che la provincia di Imperia oltretutto primeggia in negativo. Forse uno dei più alti, infatti questo testimonia chiaramente il disamore e l'assenza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della politica. E in uno scenario di questo genere, dove sarà difficile vedere una politica incisiva, certamente non ci sarà un messaggio particolarmente positivo nei confronti degli elettori che si aspettano da questa maggioranza, da questa nuova amministrazione, sicuramente delle scelte importanti per il futuro della Liguria, che riguardano scelte difficili e certamente dove occorre avere un supporto politico importante. Penso per esempio alle infrastrutture, penso al problema enorme dei rifiuti e delle discariche, di tutto quello che è sempre rimasto un po' nel limbo, e penso al problema della sanità, che è un problema enorme per la Liguria e che in molti si aspettano, ci aspettiamo di vedere delle scelte politiche coraggiose di rilancio e di programmazione. Ci vorrebbero numeri più forti però per fare determinate scelte, perché una maggioranza risicata con uno in è più... È difficile. È proprio quello che sto dicendo, la gente si aspetterebbe una politica
di risposte e questa situazione rischia di creare invece una situazione di stallo più che altro, stallo, non di caduta, perché difficilmente si vuole andare a casa appena eletti. Però penso che sia proprio l'ultima cosa che i cittadini vogliono vedere. Appena eletti no, però campare 5 anni con quella situazione lì, quando poi cominciano a venire al pettine certi nodi, appunto come diceva giustamente il dottor Casano, la sanità, il momento di fare delle scelte, una legge che magari sei costretto a riportarla indietro perché vedi che non hai i numeri. Le scelte non fatte prima ci si aspetta che vengano fatte adesso, però serve la forza politica per farlo. Speriamo che ci sia, che il governatore trovi il modo di trovare giusto anche equilibrio. Perché andando a guardare, non è che ci sia rimasto qualcosa su cui pescare, no? Dire facciamo delle larghe intese, cioè qua bisognerebbe andarsi a mettere d'accordo con la Paita e col PD, perché 5 Stelle, manco a parlarne, uno di Pastorino, non credo proprio che sia discutibile, ci rimane la Paita. La Paita, il PD, cioè, come ci fossero delle forze moderate non partitiche, ci fossero esponenti di liste civiche, è arrivato adesso qui Luca Lanteri ad esempio, Luca Lanteri poteva essere visto come una persona con cui magari aprire dei ragionamenti, visto anche i trascorsi precedenti, magari no, magari avrebbe risposto picche, però sta di fatto che questi esponenti più moderati o comunque più slegati, diciamo, dal Partito Democratico in Consiglio regionale non ci sono, e quindi questo aumenterà sicuramente il problema. Che ne dice la te? Tanto grazie per essere e bentornato. Sì, buongiorno a voi. In effetti è così, c'è una maggioranza stretta, risicata, chiaramente impostata, ciao Luigino, ciao, impostata sulla Lega e su Forza Italia. Dall'altra parte, come minoranza, si sono affermate delle forze che sono, per vari motivi a vario titolo, chiaramente antitetici al centrodestra, al centro-sinistra tradizionale, l'esponente della lista Pastorino e ancora di più il Movimento 5 Stelle. Quindi sono d'accordo con lei, Pomati, vedo molto difficile il poter non costituire maggioranze più ampie, ma trovare convergenze magari su temi delicati. Sì, solo anche su una legge, voglio dire, trovare il voto di 2-3 dell'opposizione. Per esempio faceva riferimento il dottor Casano alle infrastrutture, al problema delle discariche, dello smaltimento dei rifiuti, chiaramente sono temi importanti e decisivi per il futuro, però chiaramente vedo molto difficile che si possano trovare delle convergenze tra questi soggetti che si sono posizionati in Consiglio regionale. Per quanto ci riguarda, chiaramente noi eravamo una proposta civico-moderata all'interno del centro-sinistra, chiaramente con vedute diverse un pochino da tutti. Si pensava di portare all'interno del centro-sinistra un messaggio di novità e di cambiamento, è una cosa che non è stata assolutamente letta dall'elettorato, quindi niente, quindi complimenti a chi ha vinto e responsabilità di governo a chi ha vinto. Intanto un benvenuto e un saluto a Luigino Dell'Erba, sindaco di Aurigo, tra l'altro Aurigo, comune della Valle Impero, che ha brillato per la partecipazione alle urne, è stata una chiamata alle armi ad Aurigo quasi, o no? Ma comune con l'affluenza più alta della provincia. Intanto grazie dell'invito, saluto gli amici che sono qui con me nello studio. E chiaramente io mi trovo nella rappresentanza di sindaco e di consigliere provinciale. Loro si trova dalla parte vincitore, Luigino, di essere così. 3 candidati alle elezioni regionali di ieri. Dimenticavo anche il consigliere provinciale. Neoconsigliere provinciale. Certo. Di minoranza, a meno che il presidente Nata non voglia fare una bella squadra, così come ha accennato diverse volte dal 4 di maggio a oggi, quindi noi aspettiamo poi che il presidente Natta dica a me, ad Alessandro Casano, a Giacomo Palanca e a Fabio Perri, siamo i 4 consiglieri eletti nella lista Terre di Ponente, vedere un momentino quello che il presidente intende proporci e che poi noi valuteremo con attenzione. Mi parli lei che siete vicini di casa, voglio dire Aurigo, Cesio, non siete poi così distanti. Adesso non voglio più parlare troppo della Valle Impero perché poi mi dicono
che il presidente di Cesio, io sono di Aurigo, Domenico Abbo di Lucinasco, poi qua dicono qui si parla solo della Valle Impero, ma i comuni sono 67, certo, no? Quindi ci mancherebbe, il percorso pre-elezioni, dove uno cerca di fare il meglio di preparazione, poi c'è la domenica del voto e poi c'è il dopo, no? Come ieri è finito un percorso delle elezioni regionali, era il 31, il 1 giugno non finisce il mondo, va avanti, e quindi io credo che intanto bisogna arrivare. Beh, volevo fare il primo passaggio sulla domanda che mi hai fatto, Andrea, per quanto riguarda la percentuale dei votanti. Beh, il Comune di Aurigo, e anche i risultati poi. Sì, il Comune di Aurigo ha sempre avuto un'altissima percentuale di votanti. Ieri quando sentivo a malincuore che alle 17 era stata rilevata la percentuale del 39, a livello regionale, con un qualche cosa in meno nella nostra provincia di Imperia, ero dispiaciuto, perché credo che l'elettore che non va a votare per motivi diversi, i quali io non intendo assolutamente entrare nel merito, ma credo che il non andare a votare sia un qualche cosa che non va bene, proprio perché se qualcuno è arrabbiato per qualsiasi motivo, credo che lo strumento del voto sia prima di un diritto e un dovere, quello di andare a votare. Tu vai a votare, cambi rispetto alla volta precedente, scegli quello che ritieni più opportuno, però penso che sia un dovere preciso di ogni elettore andare a votare. Probabilmente negli ultimi tempi la politica non ha dato dei buoni esempi per invogliare la gente ad andare a votare. Diciamo che la politica è diventata un po' con la P minuscola, no? Una volta, io è qualche anno che faccio queste cose, e secondo me una volta c'era più serietà in carattere generale, serietà nel senso dell'impegno politico, perché poi l'elettore devi cercare di parlargli per tutti i 365 giorni dell'anno, cioè non è che si parla 10 giorni prima del voto, perché non è così, non si fa così, soprattutto a livello amministrativo, per chi ha responsabilità nei comuni, ma anche a livello politico, provinciale, regionale, nazionale. Quindi detto questo, per quanto riguarda il mio comune sono chiaramente soddisfatto, no? Percentuale di votanti, percentuale di voti presi nel partito di Forza Italia, percentuale di voti, anche il numero di voti presi dai candidati per il mio partito, e quindi assoluta soddisfazione. Quando ho visto il 45, 48, 50%, poi ho letto il verbale del mio comune che era 78%, la cosa mi ha dato soddisfazione. E per quanto riguarda, a questo proposito, sui risultati, c'erano state, adesso possiamo dircele tutte, perché voglio dire, ormai la campagna elettorale è finita, non si danneggia più nessun candidato, i giochi sono chiusi, c'erano state un sacco di voci sul fatto che gli scagliolani avrebbero proposto un voto disgiunto, che qualcheduno avrebbe fatto votare Musso, se non addirittura qualcuno l'avrebbe orientato su Pastorino, dando la preferenza a Marco Scajola ma penalizzando Toti, cose che poi nei fatti mi pare che non siano accadute, voglio dire. Per quanto riguarda queste voci, c'erano, avrà sentite anche lei che giravano. Sì, ma le voci prima del voto sono sempre tante in ogni ambito, centrodestra, centrosinistra. Poi quello che conta, mi è sempre stato insegnato e poi ho appreso col passare degli anni, che contano i verbali di seggio. Quelli non sono mai in discussione. I verbali di seggio si prende atto e si ha rispetto di quello che l'elettore ha deciso di fare, quindi guai pensare, mettere in discussione, ma è successo così perché quello non c'era, è andato in vacanza, non è venuto, queste sono cose che succedono dappertutto, quindi assolutamente no. Nella realtà di ieri poi tutto questo voto disgiunto, anzi, si è visto pochissimo, quindi anzi, qualcuno che ha fatto il voto disgiunto ha annullato pure la scheda perché poi ha sbagliato nel seguire quella che era la prassi di possibilità di questo voto disgiunto, ma poi sono state annullate parecchie schede, non poche. E quindi, soprattutto gli anziani nei paesi, molte volte, anche perché è un po' una forzatura questo voto disgiunto, è una forzatura, ma è già una è difficile. Però io che per la prima volta ho curiosato in alcuni scrutini, cosa che non mi era mai capitata altre volte, perché sapete che è pubblico, si può andare a vedere all'interno di qualunque seggio, si può entrare, stare lì ovviamente in silenzio, assistere alle operazioni di scrutinio, quindi quando vengono letti i voti, è anche interessante, curioso, e ho visto ad esempio dei voti disgiunti che sulle prime mi hanno sorpreso, poi ragionando forse ci può anche essere un perché, Toti Barbagallo, e questi l'ho visti. Il perché che mi sono dato io è che probabilmente qualcuno non ha
come dire, accettato la candidatura della Paita o non gli stava proprio bene, probabilmente anche elettore del centrodestra, però in qualche modo è probabile che abbia voluto premiare l'assessore uscente all'agricoltura, perché magari si è creato un rapporto, c'è stato un rapporto sul territorio. Io immagino che possa essere, certo, ma ci sono stati anche dei voti Paita Scajola, Paita Bistolfi, quindi abbiamo visto sia da una parte che dall'altra. Un po' di tutto. Quello che hai detto tu un pochino in più, proprio probabilmente per il motivo che Giovanni Barbagallo, assessore regionale uscente, quindi per 5 anni sul territorio, così come all'agricoltura Cascino, poi appunto, anche Cascino è l'assessore uscente, è certo. È un settore già diverso, esatto. Già come dire, urbanistica. E poi la possibilità da parte dell'elettore, perché la legge regionale lo consente, di gratificare due persone in ambiti diversi, ha aiutato tantissimo. Certo è che non facendolo mai comporta, soprattutto per l'elettore anziano, già in difficoltà a scrivere la preferenza, no? Perché l'elettore anziano ti dice: ma avrei piacere solo di indicare il partito, perché già scrivere il nome, certo, ho paura poi di scriverlo magari fuori posto e di farmi annullare, di quindi sbagliare. Figuriamoci questo voto di giunto, certo, sì. Quindi niente, io credo, e poi concludo, sì, così sentiamo quel Casano che... Sì, ho detto il 1° giugno, quindi inizia un nuovo percorso, proprio perché la politica negli ultimi tempi è venuta un po' a mancare in tutti gli ambiti, provinciali, regionali, soprattutto nazionali, gli esempi non sono stati proprio di quelli più così da seguire. Credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione sulle persone. Bisogna andare a individuare delle persone che hanno voglia di mettersi di nuovo lì per cercare di fare qualcosa per tutti, per la collettività, perché poi noi non è che ce l'ha ordinato il medico di candidarci o qualcun altro, c'è un modulo preciso dove c'è scritto: accetto di candidarmi alla carica di, nel momento in cui poi devo mettermi lì insieme ad altre persone per cercare di fare un qualche cosa poi per il nostro territorio. Tutti parlavi dei risultati di Aurigo, Andrea, prima sono andato allora a ricercarli. Totti ha totalizzato il 66% contro il 21,5% di Raffaella Paita. All'interno della coalizione di Totti, il primo partito, diversamente da quanto accaduto dovunque, è Forza Italia con il 48% e la Lega Nord al 20%. Il più votato ad Aurigo è Marco Scajola con 74 preferenze. Quindi lì, da voi sindaco, Forza Italia ha più che doppiato la Lega Nord. Sì, più che doppiato la Lega Nord, che è un alleato, e triplicato il candidato presidente del centro-sinistra per quanto riguarda il risultato conseguito da Giovanni Totti. Disgiunto lì non c'è stato. No. Casano voleva forse precisare qualche passaggio. Del meccanismo elettorale, io volevo esprimere questo concetto. Sembra che ci sia una certa, come dire, velleità a complicare un po' il meccanismo del voto, a mettere un po' in difficoltà i cittadini, anche le persone un pochino più semplici che spesso si trovano in difficoltà. Innanzitutto io non trovo una cosa molto sensata che diverse regioni abbiano diversi meccanismi elettorali, perché quando si sente ai telegiornali nazionali spiegare tutti questi meccanismi la gente non ci capisce più niente. E poi una cosa che ho notato io nei seggi è il cartellone che hanno fatto con l'esplicazione delle liste e tutto quanto. Ho visto che metteva notevolmente in difficoltà le persone, che si fermavano a leggere i nomi dei candidati nel listino che non sono votati. L'ho votato anch'io, sono d'accordo con lei. I candidati erano sotto. Sono d'accordo con lei. Cioè, questo comporta un'ulteriore difficoltà delle confusione. Persone che già. Il primo ragionamento che ho fatto io è: preferiscono. Detto, qui un anziano entrando capisce che questi sono i candidati, esatto, invece cioè, sono quelli del listino. Questa è una cosa che. Se li scrivi, se metti la preferenza, a meno che non ti capiti. Io voglio. Cioè, ci tengo a segnalarla perché ritengo. Con Berrino che era candidato di qui e di là, sì, e allora sì, per caso, fortuna però ti può andare bene, ma se no metti il nome di uno del listino nella lista e hai annullato il voto. Queste sono cose a mio parere da evitare, c'è qualcuno che certo. ha firmato questo cartellone e si deve prendere la responsabilità di aver messo in confusione gli elettori, comunque di non aver facilitato il compito sono assolutamente di chi va al seggio. Deve, appare che poi ci sono le regole sbagliate, per esempio se io scrivo Casano sul Partito Democratico, il voto va al PD e non a lui. Quando invece l'intenzione dell'elettore è più facile che io sbagli riga piuttosto che sbagliare piuttosto un nome. Che sbagliare un nome, certo. Eppure certo. La regola dice così. Comunque. Io ho preso tanti nel PD, nella Lega e in Forza Italia. Tutti persi e sono andati invece a quei partiti. Non me lo dire.
Cascino nel PD tantissimo. Taggia almeno 44 così. Posso dire anche una cosa sulla legge elettorale? Ma è evidente, come dicevo prima, la legge elettorale andava modificata nell'ultima legislatura, non ci sono stati i numeri, il dato è quello lì. Una legge elettorale che ormai è vecchia, desueta, non è di facile applicazione, non dà un premio di maggioranza. Dopodiché il nostro è un paese che, come diceva l'amico di Fratelli d'Italia, 7 regioni al voto, 7 sistemi diversi, manca il comune diverso, in provincia era diverso, adesso è diverso, le nazionali sono diverse, le europee sono diverse, e quindi è evidente che il povero elettore ogni volta trova un meccanismo diverso. Adesso vedremo sull'Italicum cosa esce, poi tutti parlano di reintrodurre le preferenze, no? Perché poi, sbaglio, il livello nazionale è quello, dopodiché poi cittadini si allontanano dalla politica, sempre di più. Poi, non perché bisogna essere contro le preferenze, però esistono, mia personalissima opinione, anche sistemi a collegi magari più allargati, non solo di uno contro uno, insomma un po' alla spagnola, insomma, che consentirebbero anche di recuperare gente che possa esprimere. E poi magari non fissare la data delle votazioni, sì, in occasione di un ponte festivo, direi che anche quello potrebbe magari aiutare. Ce ne sarebbe da parlare avere un po' meno sera, è stato scientifico. Soprattutto in una regione dove non era previsto il ballottaggio, quindi posticiparle di una settimana, il 7 di giugno notte era finito tutto, si dava la possibilità anche chi da mesi aveva già programmato una gita, perché probabilmente è l'unico ponte del 2015, dagli la possibilità. Invece proprio c'è l'impegno massimo sempre per cercare di non agevolare mai le cose. In Toscana sarebbe stato eventualmente il ballottaggio. Sì. Cioè anche questa storpiatura, no? Va bene l'autonomia delle regioni. Da una però parte si va al ballottaggio. In Sicilia si vota ancora oggi. In Sicilia si vota ancora oggi. Cioè alla fine comunque quella è regione a statuto speciale, ho capito, ma sono d'accordo con te. Va bene l'autonomia, ma una legge sulle elezioni dovrebbe essere unica, no? Poi c'è anche la problematica che attesi i problemi di bilancio dello Stato bisogna cercare di votare per tutti, insomma per comuni e regioni lo stesso giorno per non duplicare le spese, quindi anche questo. Poi il ballottaggio eventualmente fra 15 giorni non deve andare comunque oltre il 15 di giugno, perché un'altra legge dice che per i comuni le elezioni si devono tenere tra il 1 maggio e il 15 giugno. Insomma è un meccanismo veramente kafkiano, far combinare tutto è veramente complicato e i risultati si vedono. A proposito di cosa dice la gente, ieri la collega Etta Barbarotto si è recata ai seggi, ha cercato così di avere qualche dato, qualche sondaggio, qualche impressione dalle persone che uscivano dopo aver compiuto il loro diritto dovere. Sentiamo un po' che cosa ne esce da questo servizio. Signora, lei è andata a votare? Sì, sono andata questa mattina. Sì, anch'io stamattina. Che cosa ne pensate della politica? Preferirei non rispondere in questo momento perché mi sembra che sia una situazione un po' delicata sotto tutti i punti di vista. Lei è andato a votare? No. Lei? No, perché non sono ligure. Ragazzi, voi siete andati a votare? No. Non ancora. Ma ci andrete? Sì. Vediamo, dai. Cosa ne pensate della politica? Mi astengo. Niente. Signore, lei è andato a votare? No, non sono di qua. Non sono qui, ligure. Ma che cosa ne pensa della politica? Malissimo. Io ho votato e sono contento di averlo fatto. Più di così? Speriamo che vada bene. La speranza è l'ultima a morire, dico. Lei è andata a votare? No. Ci andrà? No, mi sa di no. Non mi interessa. Lei è andato a votare? Non ancora. Sì. Che cosa ne pensa della politica in generale? Ah, che brutta domanda che mi ha fatto, veramente proprio. Si va a votare per andare a votare, ma non meriterebbe, guarda. Con quei governanti che abbiamo, sarebbe meglio mandarli a casa a loro, non stare a casa noi. Sì, ho votato. Lei è andato a votare? No. Ci andrà? No. Perché sono tutti imbroglioni. Queste persone qui sono tutte da rottamare, non ne voglio più sentire parlare di politica perché hanno rovinato l'Italia, giusto?
per me sono tutti da rottamare, buttarli lì, di lì dal mare, buttarli giù senza farli tornare su, perché hanno rovinato l'Italia, era un paese così bello, bellissimo, l'hanno rovinato. Non ho parole per questa gente qua. Signora, lei è andata a votare? Sì. Cosa ne pensa della politica? Male, malissimo, ne penso proprio malissimo, perché non ci danno un aiuto a noi poveri. Le pensioni che abbiamo non ce la facciamo andare a fine mese. È così, purtroppo, purtroppo. Lei è andata a votare? Sì, sono andato. Non mi dica che ho votato, perché non lo so neanche io chi ho votato, comunque ho votato. Che cosa ne pensa in generale della politica? Devo essere sincero, è un po' uno schifo. È un po' uno schifo perché pensano solo a loro, ai loro interessi e basta. Al popolo si arrangiano, basta solo pagargli le tasse, i dovuti contributi e poi pensano solo per loro e basta. Allora, questi i commenti. Luca Lanteri, sentire anche della gente che dice sono andato a votare, sì, ci sono andato, sì, e della politica cosa ne pensa? È uno schifo. Cioè, pazienza lo dica chi a votare non ci va, anzi pazienza neanche tanto, perché abbiamo visto che purtroppo è un disastro, perché un Ligure su due non va a votare, non mi sembra un bel risultato. Addirittura quelli che ci vanno, ci sono posti come Ventimiglia che è andato il 37%, pazzesco, un ventimigliese su tre. Ma sentire pure quelli che ci vanno, che dicono la politica fa schifo, li butterei tutti a mare, cioè, vabbè, ormai si sta facendo anche di ogni erba un fascio, si sta generalizzando un po' troppo e un po' tutto, però credo che a questo punto sia necessario che la politica riacquisti un attimo un ruolo quale dovrebbe essere quello di un paese civile e democratico, no? Il servizio, perché è uno spaccato purtroppo reale di quella che è la nostra società oggi, di cosa pensa la nostra società della classe politica. Quindi sono emersi tanti che hanno detto che non sono andati a votare, che non vogliono andare a votare. Chi è andato a votare, uno addirittura ha detto non so neanche per chi ho votato. Questo dimostra spesso. Sì, probabilmente lo sapeva, ma io credo di aver capito il ragionamento. Dice, ma non lo so neanche. Ma intanto alla fine, ecco, come per dire, avrei votato uno e l'altro, bravo. Perfetto. Ecco. Anch'io ho avuto questa intuizione. Votare per uno o per l'altro alla fine alza cosa. Quindi brutta c'è una leggerezza sul voto che è bruttissima. Uno pensa alla fine che fare una croce di qua e di là, alla fine comunque vada sempre male. E su questo bisogna cercare di intervenire, non può continuare a succedere così, che uno vada a votare e dice intanto butto una croce lì. Quindi c'è gente che protesta, che vede la classe politica come non idonea, come non efficiente, come non adeguata, però butta il voto anche un po' così. Noi abbiamo provato in questo mese a fare il più possibile per parlare con la gente, per spiegare con la gente. Io mi sono fatto tutti i mercati, abbiamo fatto tutti gli incontri possibili e immaginabili. Chi aveva bisogno di parlare si dedicava un quarto d'ora, mezz'ora a tutti. E la cosa che ho percepito è che alla gente i temi amministrativi, in questo caso parlavamo di elezioni regionali, quindi noi cercavamo di parlare di infrastrutture, cercavamo di parlare di sanità, di gestione del territorio, di quelli che sono poi i temi trattati dalla regione. E invece il dibattito veniva spesso portato sul tema della sicurezza, ci mancherebbe, un tema importantissimo, però non di competenza regionale, sul tema della scuola, per esempio, dove tutti gli insegnanti erano in questo momento incavolati neri perché il governo Renzi con la nuova legge sulla buona scuola ha fatto, a loro avviso, a quanto mi hanno detto molti insegnanti che io ho incontrato, un atto non positivo, non propositivo. Io cercavo, magari dando spesso anche ragione a loro, dicevo, però ragioniamo un attimino, proviamo a staccare il ragionamento sulle competenze della regione che sono importantissime, e vedevo che l'interlocutore faceva fatica, sviava da questo. Cioè in questo momento i temi che venivano più toccati dalla gente, che interessavano di più alla gente, erano ahimè temi nazionali, ci mancherebbe, temi altrettanto importanti. Però non siamo riusciti a portare il dibattito come doveva essere, su proposte, su tematiche regionali da parte dei vari partiti, e poi in modo tale che la gente potesse scegliere qual era la proposta migliore. No, il successo della Lega, ci mancherebbe, democratico e legittimo, a quello ho fatto più volte i complimenti prima, però è dato dal fatto
che c'era molta sfiducia in questo momento su quelle che erano le politiche del governo, sull'immigrazione e sulla sicurezza, per esempio. Infatti ha preso questo voto quasi tutta la Lega, che è riuscito a intercettare questo messaggio molto più di Fratelli d'Italia, che magari aveva anche in questo campo delle proposte, o comunque aveva avuto modo di farsi sentire dall'elettorato. Noi come Lista Civica chiaramente abbiamo era nostro dovere parlare di temi amministrativi. In questo momento i temi amministrativi non sono stati assolutamente toccati, non sono stati di nessun interesse da parte dell'elettorato. Cosa pensa dell'erba? Condivido assolutamente quanto ha detto l'amico Luca. Niente, proprio per questo motivo, anche in relazione anche alle interviste che ha fatto la vostra brava giornalista, motivo in più per collegarci a quello che dicevamo prima, che ci vuole un impegno diverso, un impegno maggiore se vogliamo cercare nelle prossime... Sono anni che si dice però ormai questo. Lo so, però credo che il poter mettere insieme delle persone con delle esperienze insieme a dei giovani, perché non dimentichiamoci, ci sono dei giovani che hanno anche voglia, avrebbero piacere anche di, quindi bisogna cercare di coinvolgere i giovani, ma mai rottamare però gli anziani. Questa rottamazione degli anziani non sono d'accordo, no. Per chi ha maturato l'esperienza la deve mettere a disposizione per i giovani che hanno voglia di intraprendere, di incominciare, di impegnarsi, perché fare politica, poi fare politica, fare amministrazione, perché voi pensate anche a quali gratificazioni abbiamo noi. Noi facciamo un servizio di volontariato quotidiano, continuo, senza nessuna indennità, senza nessun gettone, cioè non è che siamo lì. Sindaci dell'entroterra, i consiglieri provinciali adesso sì, i consiglieri regionali no. Sì, però facciamo un passaggio anche sui comuni e sulla provincia. Proprio per carità, però io aggiungo anche una cosa, io ho anche apprezzato il ragionamento che faceva questa mattina Alessio Saso, che era seduto proprio al suo posto, dove diceva: adesso va bene, non mi candiderò più perché con quello che sto per dire perderò tutti i voti, però parlate tanto di quello che guadagna un consigliere regionale, diminuiamolo pure lo stipendio, ma sapete quanto guadagnano i dirigenti? Cioè, alla fine, in soldoni, dire che i costi delle macchine burocratiche sono più, certo, sui dipendenti fissi che ci restano tutta la vita piuttosto che sui politici, questo è anche vero. No, ma non voglio andare a non toccare... emerge televisivamente dai mass media, certo, però è una cosa. No, ma non voglio entrare in quel dibattito lì, assolutamente, lasciamo perdere, parliamo delle cose importanti, quelle che si fanno nel quotidiano di tutti i giorni, soprattutto di questi amministratori di piccole realtà. La provincia, ecco, adesso queste elezioni regionali mi danno la possibilità brevemente di fare una piccola riflessione sulle recenti elezioni provinciali. Sono state un mese fa, il 3 di maggio. Ora andate a vedere un momentino, con i risultati di ieri, ecco, questo per mettere, se mai ce ne fosse bisogno ancora in discussione, questa legge del Rio, che è una cosa che è incomprensibile a tutti la quanti. La cosiddetta democrazia delegata, è una cosa che nessuno ha capito, perché io penso che la cosa semplicissima era quella che in provincia di Imperia i 67, in questo caso erano 66 comuni perché un comune aveva la presenza del commissario, erano i 745 elettori della provincia. Era sufficiente che tutti quanti contassero uno andando a votare il 3 maggio, così come poi conteranno uno i sindaci quando ci sarà il momento di portare all'approvazione del Consiglio Provinciale il bilancio, verrà votato dai sindaci dei 67 comuni che conteranno tutti uno. Allora, nelle elezioni provinciali era sufficiente che tutti quanti, consiglieri comunali e sindaci, contassero uno per eleggere un presidente con la lista dei candidati consiglieri collegati. E questo perché ho voluto dirlo? Perché nella giornata di ieri, se andate a vedere dai comuni, parlo dei comuni della costa, lasciamo perdere un attimo i comuni dell'entroterra, che sono piccole realtà, ma i comuni della costa, se andate a vedere i risultati del voto di ieri, partendo da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosio, Spedaletti, Sanremo, per arrivare fino a Cervo, vedrete che ci fossero state le elezioni comunali, i gruppi consigliari sarebbero già stravolti. E quindi a distanza di un mese, quelli che se tu andassi a votare, non ci sarebbe più quei gruppi consigliari che, chiaramente, Comune di Imperia, un consigliere comunale 603 voti, il Comune di Ventimiglia, il consigliere comunale 525. Chi vi parla, sindaco o consigliere comunale, perché non ho nessuna pretesa di contare più del consigliere comunale, 42. Ora capite che c'è qualche cosa in quella legge che non va.
andando a votare con i voti di ieri ci sarebbe già un'altra realtà anche in provincia. Questo è poco ma sicuro. Quindi, qui c'è il primo dato, mi pare una sezione su 13 del comune di Lerici, perché anche i comuni sono al voto, vediamo velocemente, ecco la mettiamo in onda, anche perché non conoscendo bene la realtà di Lerici, i candidati sono, vedo liste civiche, anche se quella di Marco Caluri vedo che c'è centro-sinistra, socialisti, Partito Democratico, Italia dei Valori, e però una sezione su 13 è un dato che insomma bisognerà vedere come sarà. Questo è comunque il primo dato dei comuni della Liguria che riusciamo ad avere ormai quando è passata un'ora e venti un'ora abbondante dall'apertura. Ricordiamo che in provincia di Imperia sono 5 i comuni, sì. Aquila d'Arroscia, Peraldo, Rocchetta Nervina, Santo Stefano e Pietrabruna. E ancora diamo, nessun risultato. E diamo il benvenuto al consigliere regionale più votato, che è Marco Scaiola di Forza Italia. Ben arrivato Scaiola. Grazie. Lei era già con Toti a Genova questa mattina. Arriva adesso da Genova, sì. Arriva adesso da Genova, ha già in tasca l'assessorato. No. E beh, insomma, i numeri, viva Dio, conteranno. Iniziamo subito bene. Noi andiamo subito al sodo. Se ne è già parlato troppo in questi mesi, assessore, non assessori, questo, quest'altro. Sinceramente noi vorremmo dare veramente... Sono dati importanti anche per quello che riguarda la provincia. Per quello che riguarda la provincia di Imperia. Perché insomma, ma guardi, io... sperare che i risultati possano contare qualcosa. Beh, sicuramente no? La provincia di Imperia, dove il centrodestra era dato per morto, forse in maniera un po' troppo eccessiva da qualcuno. Ah, scusate, ma continuo a suonare tutto il giorno, ma spero prima o poi di poter rispondere ai tanti amici che mi stanno chiamando. Era stato dato, come dire, per morto, ha avuto un grandissimo risultato, ottimo risultato ovviamente degli amici della Lega che hanno avuto un exploit importante, gli amici di Fratelli d'Italia che sappiamo che in provincia di Imperia sono molto forti, hanno avuto un bellissimo risultato, e Forza Italia che veniva data oramai per essere nel Museo delle Cere col suo quasi 20%, perché se non sbaglio un 19 qualcosa, che è il più alto in provincia di Imperia, è stata sinceramente più alta in Liguria, è stato sicuramente un risultato importante. La mia soddisfazione di essere il più votato tra i candidati è una soddisfazione che ci mancherebbe, c'è da parte mia come 5 anni fa, ma è poi relativa. Quello che contava era veramente poter vincere queste elezioni regionali, poter dare a questo territorio un presidente estremamente competente come Giovanni, una persona che potesse portare quel cambiamento, perché dopo veramente 10 anni di cantieri fermi, di isolamento, 10 anni di grande sofferenza che ha avuto la provincia di Imperia, ma direi tutta la Liguria, serviva uno stop and go, come dicono un po' gli inglesi. E quindi siamo soddisfatti, siamo felici, però ci rendiamo anche conto che ereditiamo una regione che è distrutta sotto molti punti di vista. Credo che non ci sia ambito o materia in cui la regione Liguria non sia sofferente. Questo non deve essere sicuramente una scusa, tutt'altro, ma deve essere una forte motivazione, perché i Liguri hanno scelto noi, i Liguri si fidano di noi e quindi non dobbiamo deluderli, ma deve essere una grande motivazione per chi andrà a sedere in giunta, ma anche nei banchi del Consiglio regionale in maggioranza. Grande responsabilità, grande presenza sul territorio, ho sentito un po' di colleghi che sono stati eletti nella maggioranza e a loro ho detto: ragazzi, da oggi pomeriggio si rimane sul territorio, non è che è finita la campagna elettorale si torna a casa, si continua ad andare sul territorio, si continua a stare in mezzo alla gente a lavorare. Anche perché Forza Italia ha bisogno di riconquistarsi un po' anche il suo territorio. Ma no? Guardi, sì, ovviamente, ma questo credo che sia un po' il problema di tutta la politica, perché poi alla fine cioè, è la politica che secondo me si è un po' distaccata negli ultimi tempi dal cittadino, insomma. Questo comunque tanti cittadini non hanno votato, questo è un dato che sicuramente è preoccupante, forse meno di quelli che si pensavano, però il dato è importante. Noi vorremmo che tra 5 anni, alle prossime elezioni regionali, ci votassero molti più liguri di quelli che hanno votato a questo giro, quindi convincere quelli che sono scettici nei confronti della politica e quelli che non sono andati a votare. Comunque credo che sia quello che è successo veramente sia qualcosa di importante, e credo che sia importante anche per il nostro territorio.
e l'obiettivo veramente non è quello di far politica, ma è quello di fare amministrazione. In questi ultimi anni è stata fatta forse troppa politica da chi ci ha governato in regione e poca amministrazione. Noi vogliamo fare amministrazione, noi vogliamo stare vicino ai sindaci, non tenerli al guinzaglio, ma stare vicino ai sindaci vuol dire costruire con loro il futuro, lavorare per il futuro. E quindi, ripeto, il lavoro è tanto perché i problemi sono enormi. Io poi ho fatto il consigliere regionale in questi 5 anni, quindi ho visto com'è la situazione in regione, nonostante Burlando fosse molto bravo a tenere nascosti i problemi e a far vedere tutt'altro, però la regione Liguria è ferma, la regione Liguria su ogni tema è fermissima, indietro. Adesso i cittadini hanno detto basta, vogliamo cambiare e con noi vogliamo realizzare veramente quel cambiamento che tanti vogliono. Entrano tanti nuovi consiglieri regionali, io sono uno dei pochi a essere confermato e quindi ci sarà anche gente fresca con cui lavorare. Abbiamo una motivazione enorme. Oggi eravamo con Giovanni a Hotel Bristol, dove c'è stato un po' il suo punto di raccolta, con tanti amici, e c'era già la voglia di andare in ufficio, di andare a lavorare. Quindi una curiosità, siamo molto contenti. Genova città, Genova comune, la più votata è stata Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle, sì, con il 29,60%, poi Giovanni Toti con il 28,19%, molto staccata Raffaella Paita. Quindi nella rossa Genova la Paita ha perso molto. Incredibile la Paita, incredibile anche il Pastorino, perché Pastorino è comandato lì. 12,63%, quindi una percentuale un po' maggiore che la base, sì, regionale. Però la Paita però ha perso molto di più, si pensava di più. La Paita ha perso 9.000 voti su Toti nella rossa Genova. Federico ha ragione da podista, esatto, riguarda, esatto, riguarda i metri, giustamente. Abbiamo forse Zuccarello definitivo? Dicono dalla regia. Ma è definitivo? Definitivo, un seggio solo, mi pare giusto. E allora Giuliano Ratti 24,60, Claudio Pagliotto Uniti per Zuccarello, sindaco con 75,39%. E quindi in questa tornata dei sindaci il primo sindaco che proclamiamo è quello di Zuccarello, perché è il primo che siamo riusciti a ottenere. Abbiamo Edoardo Rix in collegamento telefonico, mi dicono. Allora sentiamolo subito in diretta. Edoardo Rixi, buongiorno, buona giornata, eccoci qua. Buongiorno. Lo sento io in cuffia, ma non lo sento qui in studio. Pronto? Buongiorno. Rixi? Ecco, adesso la sentiamo, benissimo. Buongiorno, allora, risultatone per questa Lega Nord, con Toti avete, alla fine siete riusciti a portare a casa il risultato, nonostante lei abbia dovuto compiere un bel passo indietro, Rixi. Beh, credo che insomma ne sia valsa la pena per cambiare la Liguria, per dare un segnale a livello nazionale di un'insofferenza nei confronti del governo Renzi, che si sta dimostrando il peggiore governo di tutti i tempi. Noi sapevamo che se come Lega avessimo superato il 15% si poteva vincere, l'abbiamo fatto, abbiamo superato addirittura il 20% e quindi insomma abbiamo portato Toti alla vittoria. Ecco, ma adesso farete la voce grossa con i colleghi di Forza Italia, visto il risultato? Ma non è una questione, io mi auguro che non ci sia bisogno di fare la voce grossa, che si usi il buon senso anche da parte loro, che capiscano che non hanno più la leadership del centrodestra, ma che comunque rimangono un importante componente, quindi come in tutte le società contano anche le quote che si hanno. Oggi la Lega, lo dicono i numeri, vale il doppio di Forza Italia. Ecco, qui c'è Marco Scaiola con noi di Forza Italia, non so se volete scambiarvi qualche battuta, vi siete già incontrati? Eravamo a Genova insieme. Ciao Edoardo, complimenti. Ciao Marco. Ecco, ci saranno dei numeri risicati, Rixi, in consiglio provinciale, dell'erba che mi ha un po' spostato sulla provincia. In consiglio regionale saranno una maggioranza appunto molto molto risicata, questo vi preoccupa in qualche modo? Ma dico di no, io sono un abituato a essere presente a lavorare, quindi non vedo questo problema. Credo che oltretutto si faranno provvedimenti di buon senso per aiutare il turismo,
il sociale, le aziende, il lavoro saranno provvedimenti condivisi nel Consiglio regionale. Spero che nessuno a sinistra utilizzi le barriere ideologiche per bloccare dei provvedimenti che portino lavoro e miglioramenti in questa regione. Quindi credo che insomma il segnale che andate ai cittadini e la fiducia che hanno riposto in noi sia anche un segnale a tutta la classe politica che bisogna iniziare a lavorare su cose concrete da subito. Ecco, Rixi, sono Federico Marchi. Le leggiamo un'ansa appena arrivata che per voce di Alice Salvatore, la candidata del Movimento 5 Stelle, che dice: siamo assolutamente pronti a votare dei provvedimenti del governo Toti, purché siano nell'interesse dei cittadini e sposino le nostre proposte programmatiche. Per esempio, sarebbe bello fare il reddito di cittadinanza in Liguria. Ecco, un dialogo col Movimento 5 Stelle, come lo vede? Ma io ripeto, se è per fare delle cose che servono a rilanciare il turismo, a rilanciare l'economia, a rilanciare le infrastrutture al porto e soprattutto a pensare un po' più agli italiani, a quelli che hanno bisogno, credo che da questo punto di vista si possa dialogare con tutti. Mi auguro che queste uscite non siano solo degli spot magari presi su qualche blog su internet, ma ci sia dietro della sostanza. Mi auguro di sì. Credo che prima di tutto siamo liguri, siamo cittadini come gli altri, quindi sta a cuore a noi prima che agli altri dimostrare che questa regione si possa rialzare, abbia la forza per camminare di nuovo. Per cui io confido in tutti i consiglieri del Consiglio regionale che siano pronti e disposti a mettersi in discussione e lavorare su temi concreti. Bene, grazie. Allora, grazie Edoardo Rixi, complimenti naturalmente ancora per il risultato, e a risentirci, arrivederci presto, Rixi. Ok, ho già staccato. Ecco, riprendiamo da Scajola. Stavo dicendo prima quell'accenno alla Giunta, perché comunque sia un ragionamento che ovviamente poi va fatto, e l'auspicio anche degli imperiesi e che comunque sia ci sia un riscontro sul territorio, come prima avevamo Barbagallo come assessore, Cascino che era lì al suo posto è andato via, insomma che anche a questo giro la provincia di Imperia abbia un po' di rappresentanza all'interno della stanza di Bottoni, chiamiamola così. Credo che sia legittimo soprattutto da parte degli elettori aspettarsi questo, no? Ma sicuramente la provincia di Imperia sarà sicuramente rappresentata, come anche rappresentata, ben rappresentata a livello di maggioranza anche di consiglieri. Io parlo per Forza Italia, però ad esempio il fatto che Forza Italia avrà un consigliere per ogni provincia, perché ci sarò io per la provincia di Imperia, ci saranno uno della provincia di Savona e uno della provincia di Genova eletti. Savona poi c'è Baccarezza. E poi nella provincia di Spezia entra Gian Pedrone, che è un giovanissimo sindaco, molto bravo, che ha vinto in un comune rossissimo l'anno scorso, e che era nel listino, quindi sarà consigliere regionale per lo Spezzino. Quindi c'è una rappresentatività con quattro consiglieri regionali più vabbè, altri, però quattro consiglieri regionali di tutto il territorio. Sicuramente il ponente conterà e peserà in giunta, quello è sicuro. Ecco, Cascino faceva un ragionamento prima, diciamo l'ho posto come ragionamento super partes, non politico in senso stretto, ma dice: visti i numeri così risicati, forse sarebbe meglio se Toti ragionasse di mettere degli assessori esterni e tenersi i consiglieri, perché l'assessore poi si sposta, si muove, se fa sia consigliere che assessore rischia di trovarsi un bel giorno in consiglio regionale che gli mancano i numeri, secondo lei? Ma guarda, tutto sta, sì, ma tutto è possibile. Io penso che la scelta degli assessori deve essere non fatta su queste cose, perché tutto può essere organizzato. In questi 5 anni noi abbiamo visto costantemente mancare il numero legale in commissione, in consiglio regionale, eppure la maggioranza era abbondante, perché certo, erano in 25 e noi eravamo in 15, eppure le più grandi, le pratiche più importanti, andatevi a vedere gli atti, sono passate con il nostro voto, perché non c'era il numero legale. Secondo me quello che dice Gabriele ha un fondo di verità, però basta organizzare i lavori, si possono convocare i consigli regionali anche in altri orari per permettere a tutti di essere presenti, ecco. Quindi quello non è un problema. Io penso che il problema sia un altro, cioè secondo me bisogna che la scelta della giunta sia fatta non in base alle quote, non in base
a chi alza più la voce, ma in base a quelle persone che hanno voglia e tempo e capacità e impegno per dedicarsi a fare l'assessore regionale, che con i chiari di luna che abbiamo sarà un compito estremamente difficile. Abbiamo i primi tre nuovi sindaci per quel che riguarda la provincia di Imperia: ad Aquila d'Arroscia Tullio Ca con il 60,48%, a Pietrabruna eletto sindaco Miriano Pirero, e poi abbiamo anche il sindaco di Rocchetta Nervina, che è Marco Rondelli, che subentra a Basso, il sindaco prematuramente scomparso proprio di recente. Ecco, fammi fare solo una piccola digressione su Aquila d'Arroscia, perché Aquila d'Arroscia è un comune che è andato al voto perché fantastico, tra era l'altro commissariato, perché nessuno, allo scorso giro, nessuno ha voluto candidarsi, insomma non si trovava un sindaco per Aquila d'Arroscia. Questa volta c'erano sei liste a Aquila d'Arroscia, una cosa formidabile, ma quello che è più formidabile è se andiamo a scorrere le liste. Perché? Perché siamo andati a trovare come liste, quella di Tullio Ca che ha vinto era Lista Civica Uniti per Aquila, poi c'era l'altra lista civica Insieme per Aquila di Bruno Cappello, che è praticamente al secondo posto, 7 sono i seggi in consiglio per Tullio Ca, 2 saranno per Cappello, poi c'è la lista civica Cambia Aquila, che è una lista civica che ha il simbolo un pochino di Liguria Cambia, molto molto simile. Non era un avamposto vostro? Paolo De Mare, non so se è, però è molto simile, ha un seggio. Poi non ha preso nessun seggio, da quello che vedo, certo, perché ha riportato un voto Marco Ferriero con la lista civica Amministrazione Libera, un voto e nessun seggio l'ha riportato anche la lista civica Fallo per Aquila, che è tutta una roba, nel senso che sicuramente è un doppio senso mica da ridere. Siamo in orario protetto. Siamo in orario protetto e non vi posso spiegare bene questa lista, ma insomma l'avrete capito. E poi ce n'era ancora un'altra di lista civica spettacolare, Movimento Bunga Bunga, che non è soltanto lì, è anche in un altro comune, Movimento Bunga Bunga, che ha preso proprio zero. Ma Bunga Bunga zero, non tira più così l'ho detto proprio per restare nel tema, stiamo cadendo nel basso no, questo è quello che sono riusciti a fare, a portare come candidature in un comune, e non ci siamo ho capito, ma non ci siamo caduti noi nel basso, c'è caduto qualcun altro prima, è questo che voglio dire. Io l'ho fatto apposta questo ragionamento, perché ci rendiamo conto, poi diciamo come mai magari i cittadini dicono ma che vada tutti al diavolo, non ci vado a votare, cioè scusate, questo è un comune, un piccolo comune, dove io ritengo che sia una cosa seria il voto. Pare, se ricordo bene, circa 175 aventi diritto, quanti hanno votato? Allora, votanti 127, elettori 173. Quindi bravissimo il giro dell'erba, ha fotografato lui dentro terra, no, ma è la Valle d'Arroscia, attenzione, quindi un punto in più non è la Valle d'Arroscia, ti sa fare anche i nomi. No, però dico dell'erba, adesso a parte gli scherzi, è una cosa seria il voto. E qui è stato trasformato in una farsa, in una goliardata. Io queste sono cose che c'è da tenere conto anche molto, Andrea, come hai detto tu prima, che non essendosi presentato nessuno l'anno scorso, poi succedono queste cose, no? Ora sei liste sono importanti, no? Ma si è già verificato in passato che si presentava una lista sola, ed è successo anche in comuni, anche con tanti. Bisogna fare attenzione, perché noi ridiamo, quella di Staunovo Polacco, che era Fallo per Aquila, è una goliardata, sono gente di Imperia, e va bene. Bunga Bunga non è una goliardata. No. Bunga Bunga è un movimento che si è presentato in diversi comuni, ha tentato la Camera, perché per i sistemi che abbiamo in Italia, guardano se riescono a mettere per sbaglio un consigliere lì e là, e avere i contributi come forza politica, ragazzi. In questo caso vai a vedere anche la candidata sindaco di questa lista, guarda Sierra, che nazionalità carina, appunto, e tutti i componenti sono di nuovo più o meno questi nomi qua, e queste cose qui rispetto. A me più che far ridere fanno abbastanza piangere, ma io mi ricordo qualche anno fa c'era un'altra di queste liste che tentava queste scalate, a Pietrabruna si erano candidati ed erano stati eletti con un voto di protesta. E l'assurdo era che teoricamente loro che venivano da Parma
per partecipare ai consigli comunali, il comune avrebbe dovuto pagare la trasferta, cioè, da Parma andata e ritorno, cioè, che alla fine, cioè, per un comune piccolo, fare consiglio comunale. Ma no, vedete, quelle cose lì sono successe dove in modo sbagliato, perché io non sono assolutamente d'accordo, rispetto ma non condivido, si presentava una sola lista. Poi cosa succedeva? Il sabato entro le ore 12 dovevano presentare le liste. Alle 11.30-11.45 arrivava la seconda lista, che arrivava da Parma o da Genova o da Milano, e andava a eleggere quattro consiglieri di minoranza, perché erano i consigli comunali composti da 12 consiglieri più il sindaco, pensando di fare una cosa tutti insieme, di eleggere tutti quanti i 12 consiglieri candidati e il sindaco, arrivava la lista che si portava via quattro posti, con le conseguenze che hai detto tu, Federico, che poi avevano diritto proprio. Poi sono venuti poche volte in consiglio comunale. Sì, poi anzi si erano dimessi. Sì, insomma, poi se ne sono andati, non si sono più presentati. Però è giusto, io sono dell'avviso che in ogni competizione comunale, dal comune dei 100 abitanti a quello che ne ha, parlo fino a 3.000, ci siano sempre presenti due o più liste. Per essere precisi, Miriano Pirero significa una riconferma a Pietrabruna. Pietrabruna. Sì, sono 181 voti per lui contro i 91 della lista civica Rilanciamo Pietrabruna di Franca Ranise, quindi avrà 7 seggi in consiglio, 3 li avrà la Ranise, ed è una riconferma anche questa. E poi l'altro sindaco che abbiamo detto è Rocchetta Nervina, adesso sto andando a caricare per vedere. Santo Stefano non c'è ancora. Manca Santo Stefano e Perinaldo. Rocchetta Nervina, Marco Di Nunzio, di nuovo Movimento Bunga Bunga, 0 voti. Per fortuna dico io, però anche lì era un altro comune dove c'era il Bunga Bunga. E c'è Marco Rondelli. Avranno un programma elettorale. Ma preferisco non conoscerlo. Faccio volentieri a meno, mettiamola così. Federico, tu provochi con me. Marco Rondelli, è iniziato io, però diciamo che siete in forma tutti e due. è veramente una cosa assurda, no, voglio dire. Marco Rondelli è l'assessore uscente, quindi anche qui in qualche modo c'è una sorta di conferma dell'amministrazione cittadina. Parlo di Rocchetta Nervina. Sono 7 i seggi, 3 quelli di Rondelli Maria Teresa, che era la lista civica Progetto Comune, che sarà in opposizione. E quindi per adesso ci fermiamo lì per quello che riguarda i comuni. Sì, ci sono un sindaco del genovese, Vobbia Simone Franceschi. Ricordiamo che sono 5 i comuni a Genova, 5 a Imperia, 2 a Spezia e 1 a Savona, Zuccarello, che abbiamo già dato l'esito con la vittoria di Claudio Paliotto. Ecco, so che Casano deve andare via, dicevo, magari una considerazione veloce però su questa situazione, appunto dei piccoli comuni, come si diceva anche Luigino Dell'Erba, di queste situazioni assurde che per queste leggi italiane possono arrivare, questi movimenti, queste forze da fuori che non c'entrano un accidente con il nostro territorio. Ma considerazione è che amministrare e chiedere il voto ai cittadini è una cosa seria. Appunto. Non c'è proprio nulla da scherzare, neanche da ridere. Per cui questa è un'altra di quelle cose che comporta poi l'allontanamento dei cittadini dalla politica e va a sommarsi al clima di sfiducia che già c'è e quindi determina già adesso una forma di consenso un pochino strana e imprevedibile. Quindi io penso che assolutamente ci sia bisogno di serietà in politica, certamente non di bunga bunga e di altre cose. Mi riallaccio un attimo al discorso di prima per quanto riguarda la situazione del neo consiglio regionale. Certo. Io penso che l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno adesso è di una politica incerta a livello regionale, e quindi abbiamo bisogno di scelte politiche coraggiose, che sono quelle che sono mancate negli ultimi 10 anni e che hanno ridotto la Liguria alla stasi e all'immobilismo. Quindi questo penso che debba essere il target principale di Giovanni Totti nel costituire un gruppo efficiente ed efficace nel determinare le direttive politiche, dei programmi a lungo termine che non si risolvano soltanto nei piccoli clientelismi che hanno caratterizzato le ultime due gestioni di questa regione. Penso principalmente alla sanità, che è stata caratterizzata ampiamente da giochi clientelari, e poi per il resto abbiamo visto il nulla, nel senso nulla per le infrastrutture, nulla per le scelte in temi ambientali e che richiedono grande coraggio e grande determinazione
nel risolvere i problemi di questa Liguria, che sono veramente strutturali e vanno assolutamente affrontati. È arrivato adesso il comunicato di Gianni Plinio della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, che sottolinea il risultato del partito, che vedrà in consiglio regionale due consiglieri, oltre a Gianni Berrino che era nell'istino, anche Matteo Rosso Matteo ha conquistato Rosso. Il seggio su Genova. Ecco, dal punto di vista politico, Casano, poi la lascio andare, promesso che la ringrazio anche per essere stato qui con noi in diretta. Dal punto di vista politico, lo chiedevo anche questa mattina ad altri esponenti politici che erano qui, di formazioni appunto di centrodestra. Non avete paura che questa Lega Nord vi abbia sottratto un po' di ruolo, soprattutto nel rappresentare la destra italiana, no? Sì. Perché stanno facendo i loro i discorsi della destra adesso, come sta stando. Ma sì e no, nel senso, prima anche l'amico Lanteri ha sottolineato questo aspetto, che adesso ha prevalso di più, diciamo, il timore dei cittadini nei temi legati alla sicurezza e all'immigrazione. Questi sono due temi in cui Fratelli d'Italia è da sempre e culturalmente molto attenta. Si tratta di, a volte anche di strategie di comunicazione che possono essere diverse. La tradizione della destra italiana ha un tipo di rapporto con l'elettore diverso, senza dubbio, non punta al sensazionale come ha fatto Matteo Salvini con grande efficacia, eccetera. Quindi, però il nostro partito in questo ha avuto un tipo di comunicazione più moderata, anche per per evitare di creare anche aspettative riguardo a temi che sono estremamente complessi, che vanno affrontati con serietà e senza demagogia, senza buonismo, però certo. Prospettando delle soluzioni concrete e fattibili, questo voglio dire. Quindi questo è un aspetto. Sull'aspetto invece legato alle elezioni regionali, è ovvio che i temi riguardano più che altro i servizi, ma siamo in una situazione in cui i cittadini si sono abituati talmente bene a non avere nulla, per cui non si rendono neanche più conto di ciò che non hanno e di quello che non è stato fatto, per cui i temi che fanno colpo e che risvegliano un po' l'attenzione dell'elettore sono quelli più legati più alle paure, ai timori, che sono legati ai temi soprattutto dell'immigrazione, dell'insicurezza, certo, della criminalità, che sono tutti temi a cui noi da sempre siamo attentissimi, ma forse l'elettore è stato più colpito da una strategia di comunicazione magari più efficace, senza dubbio, ecco. Grazie Casano, se vuole la lasciamo normalmente andare, la salutiamo e la ringraziamo per essere stato qui con noi. Se Lanteri, se ha ancora un secondo, io volevo sentire con lei Scaiola un ragionamento, l'abbiamo già in parte un po' fatto questa mattina, adesso che c'è anche Scaiola volevo capire il suo punto di vista e mettervi a confronto. Su questo risultato delle regionali, visto che c'era questa discesa in campo così netta, forte del sindaco di Imperia Capacci, secondo lei Scaiola ci potranno essere dei contraccolpi, non dico domani mattina ma fra poco, nella giunta comunale, nel comune, nell'amministrazione? Ma sui contraccolpi non lo so, perché non facciamo parte della maggioranza, quindi non lo so quello che può succedere alla maggioranza. Ormai sono mesi che leggiamo sui giornali, che vediamo in consiglio regionale, in consiglio comunale, discussioni, litigate, prese di distanza da autorevoli membri della maggioranza, e quindi si vede che è un'amministrazione fortemente in crisi. Lo è in crisi secondo me da un punto di vista proprio di squadra, ma lo è tanto anche da un punto di vista amministrativo, perché non si è visto ancora niente a distanza di 2 anni, anzi la città è in una condizione pietosa, in ginocchio, sporca e nel pieno dell'abbandono. Ovviamente il sindaco, legittimamente, ci mancherebbe, ha voluto spostare il suo progetto civico imperiese ad un progetto civico, che di civico secondo me aveva poco, comunque questo è il mio modesto parere, regionale, però le cose gli sono andate, io direi, male. E quindi direi parecchio male, e quindi secondo me la città, lui con queste elezioni, lui ha anche, diciamo, giocato un referendum su di sé della città di Imperia, e i numeri alla mano, la città, e non solo la città, ma comunque hanno bocciato Capacci, hanno bocciato il suo progetto.
Ecco, però voi siete in alleanza con Area Popolare, gli esponenti imperiesi di Area Popolare fanno parte della maggioranza che sostiene Capacci, erano presenti nel momento in cui a Imperia c'è stata la presentazione ufficiale del candidato che doveva sostenere Toti, era presente addirittura l'onorevole Schifani, quindi voglio dire... Ma io direi che mi verrebbe da fare diverse battute. C'è un po' di roba strana, no? Ma sì, molto strana, ma questo credo che Area Popolare, si chiama così questo certo. nuovo movimento... E debbano, penso, chiarirsi un po' le idee, perché mi sembrano in uno stato un pochettino confusionale, nel senso che noi di centrodestra siamo coerentemente in una posizione, abbiamo tenuto una posizione anche subendo negli ultimi anni attacchi da ogni parte, politici e non solo, siamo rimasti nelle nostre postazioni, abbiamo fatto, credo, anche un'ottima opposizione all'amministrazione, costruttiva sempre, ma un'ottima opposizione credo all'amministrazione Burlando, e un risultato elettorale vincente credo che sia anche dovuto a chi in questi 5 anni è stato all'opposizione a Burlando, perché è stato ovviamente, come si suol dire, sempre sul pezzo. Area Popolare, qualcuno dice che si è alleata con noi perché dall'altra parte non li volevano più, qualcuno dice che c'è un progetto nazionale che soprattutto l'onorevole De Girolamo sta portando avanti di riavvicinamento al centrodestra. Io dico semplicemente questo, al di là dei gruppi. Io credo che il centrodestra sia opportuno che stia tutto unito, perché il progetto Toti dimostra che il centrodestra unito rappresenta quell'area moderata che sono la stragrande maggioranza degli italiani e anche dei liguri, e quindi è un progetto vincente. È ovvio che però noi di ballerini non ne vogliamo avere, quindi chi sta da una parte deve condividere gioie e dolori di quella parte, deve condividere sconfitte e vittorie con quella parte, e non deve essere l'opportunista che a seconda di come tira il vento si sposta col centrodestra o col centrosinistra. Ma questo, ripeto, non è un problema nostro, è un problema di Area Popolare, si chiarisca. L'Area Popolare è sicuramente una realtà nazionale importante, non è assolutamente stata determinante per la vittoria. Non è arrivata al 2%, non porta in consiglio nessuno. Non è assolutamente stata determinante nella vittoria di Giovanni Toti, quindi se fossero anche stati da soli o con la paita, noi avremmo ottenuto lo stesso nostro risultato. Quindi, ripeto, è una questione che si devono vedere in casa loro. Noi siamo ben compatti con la Lega, con Fratelli d'Italia, per ricostruire un centrodestra che torni ad essere credibile, che torni a essere forte sul territorio. Ecco, Lanteri, non so se vuole precisare qualcosa, sì, prima di salutarci. Con i quali, al quale faccio tanti complimenti. Grazie, bravo Marco, Luca, te lo sei meritato. Anzi, hai fatto anche una campagna elettorale difficile, Marco, quindi gliene devo dare atto 2 volte. Non hai preso i voti della volta scorsa, ma vai che valgono il triplo questi, quindi hai superato di qualche preferenza la volta scorsa. Grazie, Luca. Col conto che faccio io. No, per chiarire la posizione, Marco si riferiva più che altro al discorso dell'NCD, che è un discorso politico. Certo. Per quanto riguarda il mio posizionamento ed altri, magari, che un tempo hanno avuto ruoli attivi nell'amministrazione di Imperia, quindi con l'amministrazione del centrodestra, e oggi sono configurate in questa parte civica, non si tratta assolutamente di opportunismo o di salto del fosso. Io nel 2010 avevo abbandonato l'amministrazione del Comune di Imperia, mi ero chiamato fuori da tutto, io sono 4 anni che non ho assolutamente più fatto nulla, non ho più partecipato a nulla, quindi 4 anni mi sembra un tempo veramente consistente. Sono diventato un attento osservatore, ho fatto le mie riflessioni, le mie scelte, che penso che in democrazia siano assolutamente da rispettare. Ho ritenuto che il contributo da amministratore potessi ora portarlo in una compagine del centro-sinistra, dove la parte civica moderata potesse avere un ruolo. L'elettorato, il risultato elettorale ha detto che questo spazio non c'è. Io ne prendo atto, ci mancherebbe, è chiarissimo. Suo, è chiarissimo. Il risultato, glielo ho già detto stamattina. L'elettorato è chiarissimo, con l'elettorato. Un elettorato, non da ridere, voglio dire. Dico, il suo risultato personale non è da sottovalutare. Nessuno in Liguria che abbia preso più di 1000 preferenze in un partito che abbia preso poco più dell'1%. Appunto. Quindi, non, senz'altro, non sono
deluso del mio risultato personale. Chiaramente pensavo di fare tanto di più, ma tanto di più lo si fa in un partito che prende anche, che prende anche più consenso. Il traino non c'era, tutte le schede che portavano il mio nome, tutte le schede di Liguria Cambio portavano anche il mio nome vicino, non c'erano schede soltanto con la croce, come succede per tanti per partiti. Perlomeno nel territorio imperiese viene da dire che l'Antirica ha trascinato Liguria Cambio e non il contrario. Questo mi... dirlo. Assolutamente beh, sì. I numeri sono quelli. Però è stata un'avventura nella quale io ho creduto, anzi mi prendo tutte le responsabilità, sono stato io uno di quelli che ha proposto a Capaci di portare avanti queste iniziative e questo percorso. Non era assolutamente una volontà, un capriccio di Carlo Capaci, come molti hanno detto, che aveva già tanti problemi e tante difficoltà a livello amministrativo sul Comune di Imperia, e la dimostrazione che lui ha continuato a fare il sindaco, questa qui è una campagna elettorale che ho fatto io. Il risultato è stato quello che è stato, che dicevo prima, e ne prendo atto. Per quanto riguarda il Comune di Imperia, è chiaro che deve essere fatta una riflessione, ma tenete presente una cosa: anche qualora non ci fosse stata la presenza di Liguria Cambia, il dato rimaneva questo, cioè con un PD intorno al 25%, molto basso, con un'area popolare che l'espressione, quindi l'eredità dell'NCD che è completamente scomparsa, quindi ritengo che il sindaco e tutta la giunta e tutta l'amministrazione e tutta la maggioranza debbano fare una riflessione su quelli che sono stati eventuali errori a livello amministrativo, su come deve essere riorganizzata la squadra e su come deve essere rilanciata l'attività amministrativa. Non c'è dubbio che i problemi siano tantissimi, risolti, vuoi perché ereditati, vuoi perché nati ora o creati ora. È uno sforzo forte che Capaci deve fare, non c'è dubbio, però questo è chiaramente è una cosa che deve fare lui e la sua amministrazione. Io non ho mai avuto ruolo, e ci mancherebbe, l'ho sempre detto, non voglio avere nessun ruolo, perché è giusto chi si è confrontato con gli elettori all'epoca e oggi che deve dare le risposte. Quindi da parte mia ci mancherebbe, l'aiuto è stato dato in questa campagna elettorale, ci ho messo anche la faccia, ho portato avanti programmi e progetti per quanto riguarda chiaramente la competizione regionale. Per quanto riguarda invece le sorti del Comune Imperia, bisogna che questa maggioranza trovi un altro spirito, un altro modo, innanzitutto di parlarsi tra loro e poi di rilanciare l'attività amministrativa. Se avesse vinto Raffaella Paita, Luca Lanteri lo avremmo visto in giunta? Questo è quello che si diceva. Ma si diceva, io ritengo di avere maturato negli anni passati una grossa esperienza a livello amministrativo, di essere portato a occuparmi dell'amministrazione, in particolar modo di certi settori dell'amministrazione. Io comunque non ho chiesto niente, non ho fatto alcuna richiesta, volevo tastare sul territorio questo progetto civico moderato. Chiaramente se questo progetto civico moderato avesse avuto un risultato importante e se la Paita avesse vinto, io chiaramente immagino avrei avuto un ruolo, non so assolutamente quale. Un'ultima cosa e poi vi lascio, già che è arrivata la Carla Natero, e anzi salutiamo, che saluto subito Carla Natero, la ringraziamo, diciamo che saluto. Io non condivido assolutamente l'analisi fatta dalla Paita sul motivo della sconfitta. Cioè, a mio avviso non deve essere attribuita assolutamente a Pastorino la sconfitta, perché Pastorino ha fatto un risultato sì importante, ma non come si pensava. Cioè all'inizio, quando è partita la lista Pastorino, tutti dicevano prenderà almeno il 15%, il 15% in più, questo farà perdere la Paita. È vero che se Pastorino avesse preso il 15, il 20% avrebbe determinato lui la sconfitta della Paita. Col risultato, quanto ha fatto su scala regionale Pastorino? Quasi il 10%. Ecco, tra il 9 e il 10%. 9,41%. È una piccola parte di elettorato del PD, forse su Genova, proprio quello che faceva riferimento a Pastorino stesso, perché la Carla Natero che qua penso che comunque sarebbe stata staccata da questa comunque da questo centro-sinistra. Quindi ci sarebbe stata comunque
una sinistra storica tradizionale che si sarebbe contrapposta, che avrebbe preso comunque diversi punti percentuali, magari non avrebbe preso il 9%, ma magari poteva prendere anche il 5-6% senza togliere nulla al PD. Quindi questi 2-3 punti che sono saltati non sono i 2-3 punti della sconfitta. Quindi a mio avviso deve essere questa lettura, questa motivazione che ha dato che hanno dato tanti esponenti del PD, in particolare la Paita, a mio avviso deve essere assolutamente ritarata. Quindi ha perso il candidato presidente, ha perso il PD, ha perso anche la parte civico moderata, come noi che pensava di portare un contributo più forte e più sostanziale, che invece non c'è stato. Luigino Dell'Aero voleva dire una cosa al volo, perché poi per lasciare volevo parlare Carlo Lantieri. Certamente, ma solo mi inserisco brevemente nella riflessione successiva al discorso del comune di Imperia, del sindaco che deve vedersi con la sua squadra, eccetera. La cosa adesso, da domani, da oggi, c'è anche in ambito provinciale. Voi sapete che nel consiglio provinciale siamo stati eletti 9 sindaci e 2 consiglieri comunali. Ora, è chiaro che ognuno è libero di candidarsi, però quando si candidano i sindaci di città importanti, nei comuni della costa, in questo caso anche del capoluogo, poi trovare anche la disponibilità di tempo per poter andare a svolgere le funzioni di consigliere provinciale, qui c'è la necessità poi che si incominci, se proprio si vuole fare questa squadra coordinata dal presidente, da Fabio Natta, che dice: io vorrei essere coordinatore di questa squadra unica per cercare di affrontare le tante problematiche che la provincia ha e che non stiamo ad elencare, ma lo sappiamo quali sono. Capisco però, provo a pensare come un mio collega sindaco di un comune importante possa svolgere il proprio compito di consigliere provinciale con le funzioni di sindaco del comune che rappresenta. Ora, è già difficile per i comuni piccoli, dove chiaramente non facciamo i sindaci a tempo pieno, abbiamo tutti un nostro lavoro, quindi andiamo in ufficio e poi nelle ore che la legge ti mette a disposizione, che sono 48 ore mensili, cerchiamo di espletare le funzioni del nostro mandato. Quindi l'invito ai colleghi sindaci, o anche il mio collega sindaco Giacomo Pallanca, che è stato eletto con me sindaco di Bordighera, quindi non mi riferisco soltanto ai sindaci eletti sulla lista di Fabio Natta. No, 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 certo. Quindi qui c'è la necessità da domani di poter lavorare tutti insieme, ma che ci sia la presenza, e siamo in attesa anche di conoscere da Fabio, e chiudo, visto la prima delega che Fabio Natta ha dato giustamente al collega sindaco di Lucinasco, perché preparasse il lavoro per il conto consuntivo che è stato approvato venerdì scorso in occasione della prima riunione di consiglio provinciale con la convalida degli eletti e il giuramento del presidente. Ecco, ora siamo in attesa di conoscere quale tipo di impostazione si vuole dare a questi consiglieri provinciali da parte del presidente Fabio Natta. Ricordiamo che ci sono Sanremo, Ventimiglia, Imperia e Taggia tra i comuni più grandi, e i sindaci sono in consiglio. Certo. Cara Natera, allora, intanto ben trovata, vediamo insomma va decisamente meglio dopo questo incidente occorso, che naturalmente ci ha molto molto dispiaciuti. Allora, parliamo adesso invece dell'aspetto politico, lì forse vi aspettavate qualcosa di più in termini di risultati. Grazie degli auguri in primo luogo. E ringrazio attraverso la televisione un po' tutti i cittadini di Imperia che in questi giorni mi hanno dimostrato tanto tanto affetto, al di là anche proprio delle loro idee politiche, tanto affetto personale. Ci mancherebbe. E detto questo, torniamo alla politica. Diciamo, la valutazione, il risultato di Luca Pastorino, che sfiora il 10%, il 9,5%, è un risultato importante, perché se andiamo a vedere un po' la storia delle formazioni che si collocano, diciamo, a sinistra del centro-sinistra, un risultato di questo genere non c'era mai stato. La barriera del 5-6% è sempre stata difficilissima da superare per alleanze politiche di questo genere, e quindi io penso che questa proposta di Luca Pastorino abbia in qualche modo un po' sfondato il muro del suono, abbia cominciato a fare quel salto di qualità
che noi ricerchiamo. Certamente è stata una proposta fatta in pochissimo tempo, perché sono stati 2 mesi con simboli del tutto nuovi, sia quello di Luca Pastorino sia quello delle liste, e questo spiega in parte diciamo quella differenza di risultati tra i sondaggi iniziali, come ricordava Luca Lanteri, e poi diciamo il risultato effettivo delle urne, che è stato un po' più basso, ma è stato comunque significativo. È chiaro che anche un risultato diciamo un po' variegato nell'insieme della Regione Liguria, perché dipende anche un po' dal, proprio perché la campagna elettorale l'abbiamo fatta molto in fretta e con mezzi ovviamente artigianali a basso costo, dipende anche un po' dal grado di conoscenza preventiva di Luca Pastorino. Quindi a Genova, nel Savonese, nel Tiguglio era più conosciuto, è più conosciuto, e quindi ha avuto anche risultati migliori. Nella provincia di Imperia invece risultati un po' più bassi, anche proprio per una scarsità di conoscenza. Però insomma questo risultato, pur con questi limiti che ho cercato di evidenziare, è un risultato che nel complesso ci soddisfa e che ci fa pensare che è all'inizio. Ricordo scherzando che Podemos, la prima debutto elettorale di Podemos è stato sull'8%, quindi quello di Pastorino è sul 9,5%, quindi non ci fa certo desistere questo risultato, ma ci fa proseguire. Noi il prossimo appuntamento sono le elezioni politiche del 2018, se si terranno diciamo nella scadenza naturale, quindi abbiamo di fronte 2 anni per presentare in maniera più forte, sia dal punto di vista programmatico, sia dal punto di vista proprio della comunicazione, questa proposta politica. Cosa ne pensa del 7,34 preso Imperia Città? Il risultato di Imperia Città è il risultato, come dire, di una forza, diciamo così, ovviamente tra virgolette, ecco, però di una forza storica che noi ci portiamo avanti, perché come dire, io di mestiere insegno storia anche, e la storia ha dei suoi movimenti rapidi certe volte, ma si porta anche indietro delle impronte che durano da tanto. Ecco, diciamo la città d'Imperia ha un patrimonio culturale e politico di sinistra che non è stato ancora di sinistra classica, tradizionale, che non è stato ancora cancellato e che emerge e che fa sì che la città d'Imperia, a differenza del resto della provincia, abbia un livello di astensione minore rispetto alle altre città della provincia e abbia una risposta, diciamo, in termini di voto alle proposte a sinistra del PD più forte. Io ricordo che abbiamo preso con Imperia Bene Comune più del 10% di voto, e che quindi questo voto di Imperia e questa buona rispondenza della mia città in qualche misura me lo aspettavo. Devo anche dire che il voto di Rete a sinistra, sempre nella città d'Imperia, è del 6,78%, quindi anche il voto della lista in cui io mi sono presentata è un voto che è molto superiore al voto complessivo, alla media complessiva regionale della lista Rete a sinistra. Diceva infatti bene sull'affluenza, Imperia 49,95% rispetto ad altre percentuali, certo, molto inferiori registrate, certo. Infatti, in altre realtà. Uno dei dati secondo me più significativi, analizzando il voto in generale della provincia di Imperia, è proprio questo fatto che mentre la media dell'astensione nelle altre province è del 10%, l'astensione nella provincia di Imperia è del 15%. Questo, sempre facendo un discorso di media, questo è un dato estremamente significativo che indica, diciamo, un maggiore distacco dalla politica, indica una maggiore rabbia, un maggiore rifiuto dei cittadini della nostra provincia, perché hanno di fronte tanti problemi non risolti,
Penso che sia una questione che debba far riflettere un po' tutte le forze politiche, soprattutto quelle che hanno perso in questa tornata elettorale. Natiero, abbiamo intanto salutiamo l'esponente del Movimento 5 Stelle, siamo contenti di vederla nei nostri studi. Benvenuto, grazie per essere con noi proprio prima di andare poi a concludere questa diretta. Vorrei prima però che la regia ci proponesse il commento di Luca Pastorino, perché visto che così dice Carla Natiero, sentiamo un attimino il diretto interessato, il candidato presidente Luca Pastorino, che cosa ha dichiarato. Positivo per il risultato ottenuto e per qualcosa che, insomma, che abbiamo costruito in due mesi senza simboli nazionali, con tanta normalità come ho sempre detto, e quindi un risultato straordinario, perché diciamo una formazione di sinistra da anni e anni non otteneva un risultato così, così ampio, sicuramente non l'ha ottenuto da quando c'è il PD. Rimane il rammarico per una vittoria di Toti che francamente ha poco di Ligure in termini di proposta, contiene un 20% di Lega Nord che fa riflettere molto, perché insomma di proposta ce n'è poca, sicuramente ci sono tante magliette, tante scritte, tanti calci negli stinchi dati a chiunque, però la chiave di lettura di questa elezione è anche questa, cioè, il primo punto è il Partito Democratico che perde 20 punti quasi da un anno a questa parte, quindi questo è il primo dato su cui invito Paet invece di fare delle dichiarazioni maldestre sugli altri, che pensi un po' a questo numero qua. Il secondo dato è il dato di un voto ampio, diciamo di protesta, che deve far riflettere chi evidentemente non è saputo in grado di capire, uno, il dato dell'astensionismo, quindi la metà delle persone che non ha votato, due, il fatto che comunque l'elettorato si è rivolto al Movimento 5 Stelle, che è il primo partito della Liguria, lo ricordo, a beneficio di tutti, anche della Paita, e due, il voto della Lega, che è un voto di protesta secondo me molto ampio. Quindi voglio dire, i problemi qui sono tanti, non credo, una riflessione diciamo che le persone dovrebbero fare è che bisogna avere la capacità di avere interlocutori che hanno una storia normale in grado di capire le cose, non quelli che magari fanno la loro fortuna politica magari non avendo risolto i problemi in passato così come ha fatto la Lega. Però questo è il dato di un malessere diffuso e è così. Noi da oggi avremo una rappresentanza in regione, mi piace pensare di poter contribuire alla costruzione di un soggetto politico nuovo a livello nazionale, immagino che quella fosse la conclusione, no Carla Natiero? Esatto, perché noi con queste elezioni abbiamo eletto un consigliere regionale a Genova e Luca Pastorino farà il deputato al Parlamento italiano, e penso che insieme a Civati, insieme ai deputati di SEL, insieme a questa area, questa galassia della sinistra, cercherà di lavorare appunto per costruire questo soggetto politico nuovo, perché appunto questo spostamento così pesante verso il centro da parte del PD, la costruzione del Partito della Nazione, lascia una esigenza di rappresentanza a tanti soggetti deboli e anche a quello che si dice il ceto medio impoverito, di cui io sono la rappresentante classica, cioè gli insegnanti, e quindi lascia tantissimo spazio, e questo spazio deve essere rappresentato e deve diventare una proposta politica. Noi quello diciamo che traiamo da queste elezioni è proprio la forza e la volontà di andare avanti a costruire questa forza politica autonoma. Tanto ricordiamo, Carla Natiero, non l'abbiamo detto prima, 1113 voti. Scusate se è poco. È andata discretamente bene. Certo, ovviamente, come dire, con l'esperienza, con insomma i tanti anni di politica che ho alle spalle, so bene che i voti di preferenza sono una cosa che così ci fa piacere naturalmente, però poi i voti di preferenza devono essere legati a un progetto politico, perché altrimenti sono effimeri, ecco. Nel giro di due giorni rimangono lì. Come 1057 voti invece li ha totalizzati Lorenzo Trucco del Movimento 5 Stelle,
che è stato in bilico per essere eletto in consiglio regionale. Nelle ultime ore c'era insomma questo dubbio, poi sono arrivati i dati del ministero nel corso della giornata. Ma intanto commentiamo questo risultato anche come movimento. Abbiamo visto, ormai è diventato un movimento importante in Liguria, dove andiamo a ripetere la percentuale, siamo comunque sul 22%. Sì. Come partito, 22-29. Sì, il Movimento 5 Stelle ormai è consolidato a livello nazionale, a livello regionale, mentre i voti diciamo centrodestra e centrosinistra, per capirci, sono fluidi, perché da un'elezione all'altra si spostano le maggioranze, una volta vanno a centrosinistra, chiamiamolo così, e poi girano magari sul centrodestra, come è avvenuto questa volta in Liguria, mentre noi cominciamo a consolidarci. Certo, il risultato a livello regionale per noi è importante, abbiamo 6 consiglieri finalmente in consiglio, appunto nel consiglio regionale ligure. Purtroppo non è uscito fuori uno dalla provincia di Imperia, per poco, pochissimo, però insomma i miei colleghi a Genova faranno sicuramente un ottimo lavoro anche per rendere partecipe la provincia di Imperia sui tanti temi che ci riguardano e che necessitano al più presto di soluzioni, di idee, di progetti concreti. Ieri il primissimo exit poll uscito dava Alice Salvatore in testa con ampio margine sia sulla Paita sia su Toti. Ci avete creduto per un po'? Sugli exit poll è bene non crederci troppo. Abbiamo visto quante volte danno risultati imprecisi, e quando la competizione è serrata, a maggior ragione è bene attendere e non farsi prendere la mano. Ma infatti non avevamo neanche gridato vittoria, neanche tra di noi, neanche via messaggino, insomma. Invece loro erano preoccupati, e gli altri? Loro erano preoccupati, ma devono essere preoccupati, perché insomma non Toti ha una maggioranza abbastanza risicata al momento, e quindi non può permettersi di fare grossi errori, insomma. Poco fa ho letto un'ANSA dove la Salvatore diceva proprio siamo pronti a votare insieme a Toti eventuali provvedimenti che possano riguardare i Liguri, in particolare faceva riferimento al reddito di cittadinanza, però era un discorso generale, quindi non c'è comunque una chiusura a priori, si valuterà sui singoli argomenti. Esattamente, sicuramente se ci saranno delle proposte condivisibili, il nostro programma è in rete nel senso su internet, o comunque a disposizione da tempo, per cui se ci sono dei punti che la maggioranza vuole portare avanti, sicuramente saranno discussi ed eventualmente anche votati, perché no? Purtroppo il programma di Toti presidente era un po' difficile, difforme dal vostro. Più che altro era difficile da trovare, perché Toti ha detto che era sul suo profilo Facebook, e in realtà non è facile andarla a trovare sul profilo Facebook, perché si tratta di status qua e là. Peraltro io ho avuto modo di confrontarmi in periodo preelettorale con Bistolfi, e magari su alcuni punti aveva delle idee magari non proprio collimanti con quelle, appunto, di Scaiola, che annuisce che annuisce, non l'avete visto, esatto, per cui io mi ero permesso di chiedergli così, ma mettetevi d'accordo, nel senso, collimava era un manifesto sopra l'altro. Sì, Scaiola. Scaiola, questo punto. No, beh, adesso sinceramente pensiamo seriamente a quello che è la situazione. Cioè, noi ci assumiamo una grande responsabilità, che è quella di ereditare un 10 anni di una regione che secondo noi è ai minimi storici. E noi abbiamo parlato, abbiamo girato tanto in mezzo alla gente, abbiamo parlato con migliaia e migliaia di liguri in queste settimane, da Sarzana a Ventimiglia, e i liguri ci hanno risposto dicendoci che dobbiamo amministrare noi e governare una regione. Io, per caratteristiche, lo dico sia quando vinco, ma lo dico anche quando perdo. Io quando qualcuno vince dico ok, ha vinto, ora tocca a lui. Quindi credo che adesso abbiamo vinto noi, tocchi a noi, come abbiamo vinto, se ha vinto quell'altro, se quell'altro è andato meno bene, se meno mi interessa. I liguri hanno deciso in maniera democratica che Giovanni Toti sia il governatore della regione Liguria, punto.
Sì, però ora, governa 16 contro 15. Sì, va bene, va bene. Noi abbiamo la maggioranza, andremo in consiglio regionale, porteremo le nostre pratiche, poi ognuno si assumerà la responsabilità sia di votarle che non votarle. Io ho fatto 5 anni il consigliere di opposizione e si possono controllare gli atti, anche via internet. E io più di una volta ho votato a favore a pratiche, purtroppo poche, perché le proposte costruttive di Burlando non è che fossero proprio all'ordine del giorno, però quando c'era da votare qualcosa nell'interesse dei Liguri, prima mantenevamo sempre il numero legale che il centro-sinistra non ce l'aveva mai, quindi lo mantenevamo noi per portare avanti le pratiche e poi le votavamo anche a favore, quindi questo è il nostro atteggiamento, poi gli altri facciano quello che ritengono opportuno, noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo le idee molto chiare sul nostro programma, l'abbiamo detto in più e più occasioni, quindi non è il fatto di un candidato consigliere piuttosto che un altro, noi abbiamo un programma molto ben chiaro, concordato con tutti i movimenti che ci hanno sostenuto e anche che hanno sostenuto Giovanni Toti alla presidenza, e quindi lavoriamo pancia a terra da oggi pomeriggio per realizzare questo programma. Poi speriamo di riuscirci, le difficoltà, ripeto, sono tante, non ci sentiamo dei marziani scesi sulla terra e che hanno la bacchetta magica in mano, però ci sentiamo persone serie, oneste, competenti, motivate per poter affrontare con energia questa sfida. Quindi, ripeto, abbiamo un programma a medio-lungo termine, su certe cose ovviamente vivremo anche la giornata, sicuramente vogliamo ritirare sulla Liguria, rifar partire quel motore che si è purtroppo fermato in questi anni, ma su questo siamo molto concentrati, determinati, ascolteremo tutte le proposte, da qualsiasi gruppo arriveranno in consiglio regionale, se saranno proposte valide le accetteremo, le condivideremo, se saranno i soliti slogan che abbiamo un po' sentito in questa campagna elettorale, sicuramente quelli vanno nel cestino. La Liguria è veramente in grosse difficoltà, qui bisogna avere un'azione di grande responsabilità. Noi ci abbiamo messo la faccia, ci siamo candidati, abbiamo preso i voti e quindi adesso sta a noi assumerci la responsabilità, che poi tra 5 anni i Liguri potranno dire: avete fatto bene, avete fatto male. Il nostro obiettivo, come dicevo all'inizio, è quello di fare in modo che quei tanti Liguri che non sono andati a votare, molti sono anche di area di centrodestra, tra 5 anni invece, apprezzando il nostro lavoro, possano venirci a votare tornare al voto con voglia, perché credono in quello che noi abbiamo fatto. Poi, ripeto, dobbiamo tutto andare per cadere. A concludere questa nostra diretta, anche perché vedo che insomma questi due comuni che mancano per non il Nardo e Santo Stefano al Mare non si sbloccano, vedremo di dargli, speriamo, nel notiziario della sera, perché non capisco. Stanno arrivando quelli di Genova, ma Imperia no. No, poi soprattutto per Rinaldo, che c'è una sezione sola, non riesco a capire come mai sia ancora fermo. Ecco, una considerazione, volevo farla ancora velocemente a trucco, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle su Imperia. Su Imperia forse vi aspettavate qualcosa di più, ritengo, no? Come dati, come risultati. Lì avete pagato un po' queste divisioni che sono nate nel Consiglio Comunale tra i due esponenti, questa situazione un po' così. Certamente non giovano queste situazioni, certamente non giovano, e insomma bisogna superarle e trovare il modo di lavorare ancora meglio, cioè dobbiamo triplicare gli sforzi, questo è indubbio, perché come dicevamo prima, Movimento 5 Stelle su Genova è assolutamente in vantaggio, su tutta la Liguria è comunque la prima forza, comunque è proprio sugli scudi. Ciò significa che il nostro verbo ormai ha incontrato l'opinione pubblica, insomma le istanze di legalità, di trasparenza sono... Io spero che la maggioranza in consiglio vorrà portarle avanti, ecco, e quello è per noi è fondamentale. Insomma, non vi si può più liquidare come un movimento di voto di protesta, arrivederci, grazie. Ecco, direi proprio di no. È che è passato in questi pochi anni un messaggio anche sbagliato, insomma, quantomeno all'inizio, anche, vuole dirlo, a volte dai mezzi di comunicazione. Diciamo, il rapporto non è mai stato idilliaco tra 5 Stelle e gli organi di informazione. Certo, sta migliorando. Non parlo a livello locale, perché a livello locale è diverso, però sì, a livello nazionale
È chiaro che se Alice Salvatore sulla 7 viene intervistata a mezzanotte e mezza, non sono gli stessi milioni di italiani che la ascoltano come se fosse intervistata alle 21. Ecco, a Sanremo invece 22% avete preso. Sì, Sanremo ha dato un buon risultato. E, non dimentichiamo che i nostri due consiglieri comunali portavoce hanno svolto fino a oggi un lavoro molto importante che sicuramente si è fatto notare. Ecco, io soltanto accenno velocissimamente al fatto che i loro gettoni di presenza siano stati donati, quindi soldi dei cittadini che sono ritornati alla cittadinanza. Pochi, per carità, però insomma anche questo... Poi, se posso fare un po' il velenoso, avete preso il 10% ad Aurigo. State salendo la vallata. Sì, infatti, voglio fare questa aggiunta perché con Lorenzo, con quale mi compiaccio, perché Lorenzo è un bravo ragazzo. Io ho avuto il piacere di essere il suo presidente di sezione degli arbitri per tanti anni. Lui è un arbitro. E quindi Lorenzo, visto che finisce il Sabriano che dall'erba ha fatto grillino a sto giro, com'era così bravo, preciso come arbitro e puntuale e rispettoso, lo vedo molto cresciuto anche qui, quindi mi compiaccio, ti faccio i complimenti e tanti begli auguri. Per quanto riguarda il mio partito, però una breve riflessione, cioè è finito il 31 maggio, sono finite le competizioni provinciali, quella regionale eccetera. Io voglio ringraziare anche chi insieme a Marco ha messo la propria faccia, e quindi mi riferisco a Bistolfi e a Baggioli, perché hanno portato il loro ricco contributo. Noi abbiamo necessità di ripartire, e si riparte tutti insieme, finita la competizione, si riprende a lavorare come si lavorava, in modo quotidiano, continuo, serio, ma soprattutto con tanto impegno, e questo è quello che vogliamo mettere, perché l'elettorato della provincia di Imperia ci ha indicato questo percorso, ci ha invogliati, e quindi noi vogliamo fare questo tutti insieme con un'unica squadra, da Ventimiglia fino a Cervo. Grazie anche dell'erba, e ci avviamo allora a concludere salutando e ringraziando Marco Scaiola di Forza Italia, naturalmente il nostro, un arrivederci a tutti, anche a Carlo Nattero, eletta sinistra, e Lorenzo Trucco del Movimento 5 Stelle, grazie per essere venuto, e ancora un grazie a Luigino Dell'Erba, sindaco di Aurigo, che ci ha portato un po' di aria di valle, ma anche di provincia, nel suo ruolo nuovo di consigliere provinciale con questo nuovo sistema di democrazia in diretta. I comuni sono ancora fermi. Siamo ancora fermi, ricordiamo gli unici tre che sappiamo: Tullio K ad Aquila d'Arroscia, Miriano Pirero a Pietrabruna, Marco Rondelli a Rocchetta Nervina. E grazie anche a Federico, grazie a tutti voi che ci avete seguito in diretta. Appuntamento con l'informazione su Imperia TV 19, 20 e 30 e 23. Torneremo a parlare di regionali, di comunali. Speriamo di avere finalmente tutti i comuni. Buona serata.